Non siamo salvi, abbiamo l'esigenza di fare ancora un punto per la salvezza e quindi andiamo a affrontare questa partita facendo una trasferta molto importante. Dovremmo andare a affrontarla con la giusta determinazione e la giusta carica agonistica. L'importante è che siano convinti i calciatori, perché poi in campo vanno loro, quindi se dicono così evidentemente sono convinti e non posso che appoggiarli e essere d'accordo. Ma l'importante è essere convinti in maniera coerente, non solo a parole, anche con i fatti. L'avversario è un avversario di spessore, però poi in campo siamo sempre 11 contro 11 e quindi anche se credo che siamo delle squadre più forti del campionato, però noi abbiamo possibilità di giocarci alla pari, ma se entriamo in campo con il giusto atteggiamento, senza timori reverenziali e con atteggiamento aggressivo. Come siamo entrati in moltissime partite, quindi eccetto due partite, Terni e Pordenone, credo sì, e non abbiamo mai concesso molto agli avversari. Delle volte giocare con la tensione, con la giusta tensione, magari può essere anche un aspetto producente, anche se poi la serenità è fondamentale per giocare. Credo che sia motivo di orgoglio per noi avere questa possibilità, anche se come ho detto non siamo ancora salvi, quindi questo dà l'idea sull'equilibrio di questo girone. C'è una squadra come noi che ancora non è salva, c'è la possibilità anche di giocarsi i playoff e quindi questo credo che sia di giocarsi l'ingresso nei playoff, logicamente. Questo che credo che sia lo specchio di questo girone. È un girone durissimo e quindi credo che anche la piazza, la città hanno giustamente diritto di sognare, ma io personalmente, come sono leopardiano pensiero, le aspettative sono create per essere deluse e quella, la cosa più brutta è crearsi delle aspettative quando in realtà è solo un'illusione. Dobbiamo vedere quello che facciamo realmente sul campo e non crearsi mai aspettative. Sì, si va a giocare cercando di fare, prendendo come punto di vista quello che è l'obiettivo della partita. Noi giochiamo una partita, dobbiamo cercare di far bene durante la partita, dare il massimo e a fine partita facciamo i conti dando il massimo, che è già una vittoria per dare il massimo, su quello che abbiamo fatto. Se abbiamo vinto possiamo cullare il sogno, se abbiamo pareggiato ci siamo salvati, se abbiamo perso dobbiamo aspettare l'ultima partita per salvarci. È un grande obiettivo. E quindi sono molto motivato a giocare questa partita, ma questo non deve subentrare con la pressione, che la troppa pressione può fare brutti scherzi.